La coscienza collettiva vibra. Non accetto dogmi né calati dall'alto né saliti dagli inferi. Maria Cristina. Non chiamatela inoculazione, ma installazione, perché è una nuova tecnologia. Raffaele. Se ci poniamo domande sul senso della vita, sulla fede, sulla sofferenza, sull'amore, è la nostra anima che è all'opera, sollecitata da situazioni difficili che la inquietano e la risvegliano. Carl. I più grandi segreti rimarranno tali grazie all'incredulità della gente. Vita. La campagna è la vera vita al di là delle giostrine che hanno costruito per distrarci. Maria Cristina. Renditi conto a livello profondo che il presente è tutto quello che hai. Fai dell'adesso il centro della tua vita. Eckhart. Forse il teatro vuole insegnarci a vivere addirittura senza maschere, ma in un mondo come questo sarebbe già auspicabile realizzare che ne abbiamo una e che per guardarci dentro dobbiamo levarcela. Francesca. Se oggi non valgo nulla, non varrò nulla nemmeno domani, ma se domani scoprono in me dei valori, vuol dire che li posseggo anche oggi. Poiché il grano è grano, anche se la gente dapprima lo prende per erba. Vincent. Il luogo più bello dove stare è quello dove siamo stati bene, quindi non è mai solo un luogo, è anche un tempo. Tommaso. Per fortuna teniamo l'ego sotto controllo e non cerchiamo glorie su una terra di schiavi. Stefano. L'amore unisce, il dubbio separa. Mario. Chi è morto tante volte non muore più. Carmelo. Stiamo camminando all'interno della mente di Dio. Saverio. Le cellule suonano e il loro suono è una vibrazione, è un concerto armonico che mantiene la vita. Vita. Vibro, ergo, su.